Buonasera a tutti i telespettatori che ci seguono sul canale Facebook della Quintana di Ascoli Piceno. È partita ufficialmente, nonostante lo scroscio di pioggia abbia fatto ritardare di almeno mezz'ora il via, la Quintana 2022, l'edizione di agosto. Al microfono Alberto Crementi con me, Maria Grazia Giovannozzi. Buonasera Maria Grazia. Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Mamma mia, che emozione, sto quasi per svenire. Credevo che l'argente a pioggia che monda, come dice il Vate, avrebbe fatto un effetto, avrebbe avuto un effetto positivo su di me, invece sto sudando peggio di prima. Sarà l'agitazione, sarà la menopausa. Avrete riconosciuto la voce soprattutto di un'intervista che a luglio, probabilmente chi ha seguito le vicende quintanare ascolane lo sa, era la dama delle sestiere di Sant'Emidio, Maria Grazia Giovannozzi, e grazie alla sua ironia, al suo modo di vivere il personaggio, è stata scelta per condurre insieme a me questa edizione della Quintana, questa descrizione dell'evento sfilata della Quintana fino al campo giochi. Dopodiché la gara vera e propria potrete seguirla sempre sul canale Facebook della Quintana di Ascoli Piceno, ma su un'altra pagina. Ad ogni modo, siamo qui per raccontarvi in modo serio naturalmente e anche documentato, ma anche con quel pizzico di ironia che non stona sicuramente, assieme alla nostra dama Maria Grazia Giovannozzi, la quale dovete sapere, anche se non siamo riusciti a farvelo vedere perché siamo stati un po' colti di sorpresa anche noi dal maltempo, abbiamo dovuto iniziare all'ultimo secondo spostando un po' tutto. Lei indosserà in certi momenti di questa nostra telecronaca un cappello da dama che la trasformerà appunto in una dama, e il suo linguaggio si trasformerà in un linguaggio molto forbito, un linguaggio giusto per... Ma guardi, dottor Crementi, ecco, in realtà così. Già io il cappello non l'ho mai abbandonato, una volta indossato, ahimè, sono insostituibile, per cui sono qui adesso. Certo, avrei preferito un'altra compagnia, però insomma mi accontento, non potrò stare con lei a lungo, glielo dico, perché non appena il mio sestiere si appropinquerà a questa postazione io dovrò riprendere il mio ruolo. Di questo magari ne parleremo dopo, dama delle dame. Senta, sì? Ne parleremo quando si avvicina. No, ne parleremo, avremo modo di parlarne. Prima di Sant'Emidio devono passare altri sestieri, no? Parliamo molto prima bene degli altri, no? Direi, perché come tutti sanno, prima sfila il sestiere vincitore, poi in ordine di classifica. Quindi Sant'Emidio arriverà un po' dopo e avremo modo di parlare. Diciamo però intanto quello che stiamo vedendo, l'uscita delle magistrature dal Palazzo dei Capitani. Mamma mia, che meraviglia! Io vedo già il magnifico messere, il sindaco Marco Fioravanti, ecco, vestito come il cattivo di Shrek. Stesso cappello, stesso gonnellino, ma lui non ce la fa a essere cattivo. È troppo buono. Non ce la fa, elargisce sorrisoni a tutti quanti, e dietro di lui tutte le magistrature. Ecco, vedo già la professoressa Donatella Ferretti, assessore alla cultura per qualche anno, assessore di cultura per tutta la vita, e anche il capo delle guardie nere, guarda un po', Marco Vagnozzi, detto altrimenti Doc. Sì, sono nomi e soprannomi che gli ascolani conoscono, e soprattutto i personaggi, non li descriveremo naturalmente tutti, noi siamo per divulgare un po' la Quintana in generale, non per fare pubblicità a personalismi di qualcuno. Siamo qui anche per, vediamo sullo sfondo tanto movimento, perché ripetiamo, il fatto che ci sia stato un po' di pioggia all'inizio ha anche scombussolato un po' gli spettatori. Intanto vediamo le magistrature che prendono posto nel corteo, questo è uno dei momenti sicuramente più attesi di tutta la Quintana, e molta gente si raduna in piazza applaudendo ovviamente le magistrature, il magnifico messere in primis. Posso dire una cosa, Alberto? Prego. È la prima volta in 46 anni che guardo e mi godo la Quintana da questa posizio princeps. Mai mi era successo, regina Elisabetta scansete proprio, non le ho mai visti così da vicino e così in modo frontale. Oggi me li voglio godere proprio tutti. C'è un labile confine fra il commento di Maria Grazia Giovannozzi e quello della dama di Sant'Emidio, ve ne accorgerete. Sì, quando mi sbrago sono Grazia Giovannozzi. Ok, allora noi adesso, grazie a queste splendide inquadrature del drone, ricordiamo produzioni Xentech televisive, vediamo il magnifico messere. Paolo Prosperi viene ringraziato in particolar modo per questo lavoro che voi vedete direttamente in onda. Vedete anche come il gonfalone della giostra della Quintana è inquadrato adesso con i simboli dei sei sestieri che io credo che tutti conoscano, ma ricordiamoli: Piazzarola, Porta Sovestà, Porta Maggiore, Sant'Emidio, Porta Romana e Porta Tufilla. Sono i sei sestieri che compongono appunto il corteo della giostra della Quintana.
Io vedo da lontano il palio della discordia. Sì, poi quando verrà inquadrato, vedo che il drone si avvicina, sì, probabilmente. Si sta avvicinando. Voi sapete il palio che è stato commissionato a Leonardo Cemac. Eccolo qui, quando ci passerà davanti, eccolo qui, un bel primo piano. Eccolo qua, che si è focalizzato, diciamo, sul tema della dama, con un aspetto laico, ma pur sempre cinta da stelle, quindi allude anche a una possibile sacralità. Insieme alla dama, Sant'Emidio e il cavaliere giostante. Però quello che io volevo dirti, Alberto, lo diciamo dopo, perché adesso, come vedete, si sono sistemate nel corteo le magistrature. Vediamo adesso inquadrato l'araldo che Massimiliano è Sini. Esattamente, da Massimiliano Sini. Dopo che il corteo avrà ripreso, ecco che abbiamo l'inquadratura, in particolar modo perché sono delle nobildonne, quindi Carlotta Ossini, nobildonna del Magnifico Messere, Chiara Rocciola del capitano di quartiere di San Venanzio, Francesca Vallorani del capitano di quartiere di Sant'Emidio, Miriam Muscella del capitano di quartiere di Santa Maria Intervines e Annalisa Aloisi del capitano di quartiere di San Giacomo. Mi sono preparata, Alberto? Benissimo, sei qui apposta. Sì, una settimana al CEPU ho fatto per sapere tutte queste cose. Ho stalkerizzato tutti i sestieri. Hai speso bene i soldi, evidentemente. Intanto vediamo come al centro di Piazza del Popolo, che è un po' il fiore all'occhiello per quanto riguarda i figuranti, riuscire ad avere una fotografia di quando si sfila, magari una volta sola nella vita, per il proprio sestiere o anche per qualche altro sestiere, purché si sfili. Avere una foto, dicevo, in Piazza del Popolo con lo sfondo di San Francesco è sempre uno dei momenti più attesi e sicuramente da ricordare per tutta la vita. Adesso è il momento, sì, di sentire anche, abbiamo un'inviata in campo noi, si chiama Iole Mazzone ed è seguita da Evelyn, la camera woman, che per l'occasione è con lei. Se ci sentono, se riusciamo dalla regia a dare la linea e riusciamo a vederla, eccola Iole, ben trovata. Ciao a tutti, noi siamo prontissime qui alle spalle il Palazzo dei Capitani, se si riesce a vedere, perché effettivamente è pieno di persone su sedie, tutte, insomma, peggio di un concerto degli One Direction, oserei dire. E siamo pronte qui in attesa, non vediamo l'ora, io al microfono ed Evelyn alla camera, saremo pronte per intervistare magari qualche personaggio che ci siamo già preparate o che incontreremo, proprio per capire magari da un occhio più vicino come funziona e come viene vissuta la Quintana, sia da noi ascolani, giovani o i più anziani, sia dai turisti, perché ho visto che ci sono molte persone da fuori e sono curiosissima di sapere se conoscevano magari la Quintana, se sono stati colti da questa piacevole sorpresa. Insomma, faremo un bel giretto e siamo pronte a accogliere tutto quello che magari un occhio esterno non riesce a vedere. Saremo vostri inviati. Grazie mille a Iole, adesso fra poco comincerà il suo lavoro, mentre avete visto una insistita inquadratura sull'araldo Massimiliano Ossini, sicuramente portatore di ascolanità in tutta Italia con le sue trasmissioni televisive in Rai, mentre i primi piani indugiano ancora sul Magnifico Messere, che è ora proprio a favore di telecamere e viene salutato con applausi sinceri, devo dire, perché vedo proprio sorrisi delle persone che lo incontrano. Intanto continua la sfilata anche delle nobildonne, come abbiamo citato prima, la nobildonna del Magnifico Messere Carlotta Ossini, e andiamo avanti cercando anche di cogliere degli aspetti che soprattutto con il drone a volte sfuggono, cioè la particolarità dell'immagine dall'alto di un totale che nessuno potrebbe mai vedere se non stando magari in cima alla torre del Palazzo dei Capitani. Veramente immagini suggestive. Eccolo qui, Marco. Eccolo qui il Magnifico Messere. Un sorriso alla stampa. Eccolo. Grazie mille. Lo adoro. Abbiamo richiesto un sorriso particolare. Sorrisoni a tutti. Fortunatamente quest'anno, da questo dettaglio che ci ha fornito adesso la regia, non ci sono più quelle transenne metalliche che fanno molto poco medioevo e molto concerto, come per riprendere il tema citato prima da Iole Mazzone degli One Direction, ma è un po' più composta, diciamo, la situazione del pubblico, al di là di un semplice canapo retto da pali di legna. Ecco qui, arrivano le chiarine del comune, la classica melodia della Quintana di Ascoli Piceno. Non so se voi lo vedete, no, ecco perché sì, si vede ancora il palio di cui parlavamo prima.
Eccolo qua. Eccolo qua, allora io mi ero preparata un po' di cose su questo palio, ho guardato in giro nei social e le dico io le parole perché tu sei nordico e l'ascolano non lo sai. Allora, una delle battute più simpatiche, Zè Lupellar lo facei meglio. Oppure che bellini Sant'Emidio e la Marcuzzi insieme, oppure uo vede che dopo 40 anni che aspettiamo lo vinciamo noi di Porta Maggiore. Ma diciamo la più gettonata è Nelle finite, glielo potie lasciare un'altra settimana. E allora con questo non finito vagamente leonardesco e michelangiolesco, adesso torniamo a guardare la nostra sfilata. Certo, la dama di Sant'Emidio avrebbe detto un'altra cosa. Immagino. Sì, avrebbe detto, se avessero dipinto me sarebbe stata tutta un'altra cosa. Questo sicuramente, anche non finita sarebbe stata tutta un'altra cosa. Noi intanto però continuiamo a vedere i personaggi, ripetiamo, non potremo descriverveli tutti, ma abbiamo la certezza che la casa, lo spettacolo sia comunque di altissimo livello, soprattutto perché i colori anche riflettenti di questo scroscio di pioggia aiutano la luminosità di tutti i personaggi. Stiamo vedendo i tamburini del comune, guarda quanti baldi giovani. Sai Alberto che i tamburini del comune hanno un compito arduo, lo sai? Dica. Quello di giudicare la dama al rientro dal corteo. Ogni dama, ogni castellana si ferma per un attimo davanti ai tamburini del comune, i quali assegnano una votazione. A seconda dei battiti di tamburo, la dama è giudicata dai tamburini. Allora noi potevamo giudicare i tamburini, anzi assolutamente tu. Sì. Ma questo personaggio inquadrato adesso è il mio preferito. Dov'è, regia? Faccelo rivedere. Il capitano, eccolo, di Ventura, Edoardo Paolini. Indossa un'armatura ripresa da un dipinto di Piero della Francesca che pesa 15 kg. Oggi è stato graziato, diciamo, dal sole, quindi ci sono le nuvole, ma credo che comunque il microclima lì dentro non sia dei migliori. Forse orchidee selvagge, credo. Sì, possono nascere là dentro. Sì, con quel caldo umido. E subito a seguire cominciano i castelli. Nel frattempo noi potremmo anche dire a Iole Mazzone di rintracciare gli ospiti con cui avevamo preso, diciamo, l'impegno, tipo la CNA. Fra poco, appena sarà in onda Iole Mazzone, le daremo la linea. Noi intanto salutiamo il primo castello, che è quello di Arquata. Sì, eccolo con qui, il castellano Sandro Onesi e la castellana Maria Francesca Piermarini, che se non sbaglio, Alberto, è stata anche la castellana di luglio. Sì, esatto, confermo. Giusto? Sì. È bene, quando c'è qualcosa che funziona bisogna saperlo riutilizzare. Sì, come nelle dame. Guardiamo anche il magnifico gioiello. Tutti i gioielli delle castellane sono stati realizzati da Anna Maria Falconi, sono splendidi. Li ha realizzati per le castellane, ma anche per il caposestiere di Porta Romana, per il nobile di Comunanza e anche per il sindaco di Arquata, per Michele Franchi. Ecco, vediamo ancora. Allora, noi abbiamo intanto Iole Mazzone, possiamo darle la linea, intanto che sfilano i castelli, continueremo a vederli, magari sentiremo Iole, con un gruppo di turisti stranieri, fra i tanti che sono qui ad Ascoli. Appena la regia vuole possiamo dare la linea a Iole Mazzone, eccola. Eccoci qua, allora, come vi avevo già promesso, siamo già alla ricerca di turisti, adesso siamo qui con un interessantissimo gruppo che viene dal Brasile, da Sao Paolo. Abbiamo qui Patrizia Petracci che ci ha appunto raccontato questa storia di come si sono messi in contatto. Magari la faccio dire direttamente a lei, sì, questo aneddoto di Facebook, sì, che mi ha raccontato, sì, poco fa. Grazie Iole, è veramente un aneddoto molto particolare perché loro hanno visto su Facebook la pagina dell'associazione Sant'Emidio nel mondo e vedendo anche il mio coinvolgimento dentro il gruppo che organizza la festa patronale insieme all'amministrazione comunale, mi hanno contattato per avere tutte le notizie di questa festa e quest'anno ci hanno raggiunti proprio il 5 agosto appositamente per festeggiare con noi il Santo Patrono. Poi, sapendo che a distanza di qualche giorno c'era anche la Quintana in suo onore, si sono trattenuti. Entreremo adesso bene a vedere la giostra. Grazie, beh, a Kelly, che è brasiliana, ascolana di adozione, riusciamo anche a parlare con loro. Quindi, beh, io chiederei assolutamente come si ha questa devozione a Sant'Emidio, cosa rappresenta la figura di questo santo in Brasile. Cosa
representa? Nossa comunidade é de Vila Prudente. É uma comunidade que nasceu com imigrantes italianos e que fundou a Igreja de Santo Emídio no São Paulo, no Brasil, e que hoje a gente trabalha lá com as famílias, temos encontro de casais com famílias, todas as pastorais. É uma comunidade muito ativa, tra l'altro nella festa di Santo Emidio ieri l'immagine che loro hanno nella loro parrocchia ha compiuto 100 anni. E invece la nascita di questo villaggio, di questa cittadina, è dalla fine dell'Ottocento, con i primi immigrati italiani lì, e loro hanno comunque portato avanti questa importanza del santo, ma no, mi spiegavano, come in Brasile non ci sono i terremoti, non c'è questa connotazione proprio della ricostruzione terrena, ma loro si rivolgono tanto a Sant'Emidio come alla ricostruzione interna, e ci sono gruppi molto importanti di coppie, di famiglie che si rivolgono alla parrocchia per avere sostegno spirituale per le questioni del cuore, dell'anima. Bene, è davvero... Grazie a voi. Grazie per questo interessantissimo quadretto dal Brasile. Adesso noi intanto commentiamo quei... castelli che sono passati. Sì, noi abbiamo già visto passare li hanno visti anche in onda. Sì, il castello di Patrignone con la castellana Sara Angiolelli e il castellano Daniel Matricardi. In questo momento Ripa Berarda è qui davanti a noi, quindi possiamo dire che c'è Sara Frastalli, che c'era anche a luglio. E Ripa Berarda è uno dei solamente tre castelli che hanno i musici, che infatti vengono inquadrati fra poco. Abbiamo poi visto Porchia, io ci tengo perché avevo uno zio che lavorava a Porchia come medico condotto, e quindi ogni volta che la vedevo anche da piccola con la castellana Daniela Jacoponi e Acquasanta con Sofia Massacci e il castellano Luigi Capriotti. Adesso arriva Montemonaco. Esatto, sta passando il castello di Montemonaco. Sì, e viene inquadrato subito anche il castello di Folignano, che è a seguire. Polignano, il console Giampaolo Morini, la castellana Valentina Giuliani, ora l'insegna è di nuovo, come potete vedere, su Montemonaco. Tu stavi dicendo? Sì, che la castellana di Montemonaco Giovanna Fortuni e il castellano Giovanni Giannini. Anche lei aveva fatto anche la Quintana di luglio, intanto vedete dei bellissimi primi piani di queste castellane. Approfittiamo proprio per salutarle, per fare i complimenti a tutti i partecipanti. Vi dirò invece quello che non vedete, che io sto notando, avendo attraversato la stessa piazza poco tempo fa. Posso dire che questi vestiti pesano tantissimo, con la pioggia, inzuppati di pioggia, sono davvero secondo me pesantissimi. Nonostante questo, le castellane incedono con grazia regale e concedono un sorriso a tutti. Io davvero farei un plauso a tutte le castellane e a tutte le dame. Sono tutte belle le dame del mondo. Beh, detto da una dama, anzi in questo caso non so chi dei due l'ha detto. Comunque andiamo avanti, anche inquadrato ancora il pubblico che segue la Quintana da dietro le quinte, vedete proprio dietro il Palazzo dei Capitani, sotto le logge, mentre vediamo arrivare adesso per il comune di Venarotta, sì, la castellana Melania Zunica, che è la figlia tra l'altro di Patrizio, il console di Porta Solestà. Quindi abbiamo una parentela anche in questo caso. Sì, benissimo. Abbiamo una parentela. Abbiamo una sfilata che continua, guardate come un altro gruppo di musici stia accompagnando quest'ultimo lotto, diciamo, dei castelli, perché vediamo già verso la fine l'arrivo del gonfalone di Portatofilla, che è il primo sestiere ascolano a sfilare. Portatofilla con il gonfalone del proprio sestiere, mentre davanti a loro Comunanza, Monteprandone e Montegallo. Erano gli ultimi tre castelli rimasti. Di Monteprandone possiamo dire qualcosa, Grazia, del fatto che ha sfilato per la prima volta a luglio. Sappiamo che ci sono state delle polemiche, ma abbastanza sterili. Intanto è inquadrato il cavaliere vincitore, ritorniamo sui castelli. Esatto. Monteprandone, eccolo qua. Hanno avuto poco seguito, insomma. Invece, qualche polemica gratuita. Ecco qua la splendida castellana Marina Marozzi.
Ed ecco per la prima volta dietro, qui ancora Porta Tufilla, ma l'ultimo dei castelli che è a stile esatto, Montegallo. È Montegallo. Montegallo che è anche, insomma, Caput Mundi, lo sapevi Alberto? È il 14° castello, ma c'è stata una fase della mia vita in cui tutti erano di Montegallo. Ecco invece Porta Tufilla, sì, uno l'ho sposato anche, di Forca di Montegallo. Ci tengo. Che lo vedremo fra poco. Lo vedremo. Tufilla sfila per prima in quanto vincitore Massimo Gubini, il cui inquadrato Cavaliere Folignate, con una quintana super da record a luglio, con una vittoria per soli 2 punti sull'eterno rivale Luca Innocenzi. Grandissimi complimenti per questo cavaliere, che è uno dei più amati ovviamente nel sestiere di Tufilla. Ben 26 partecipazioni e 8 vittorie per lui. È una cosa che non capita tante volte, trovare dei campioni che riescono a stare così tanto in sella al destriero dello stesso sestiere e soprattutto a portare a casa dei pali. Ed ecco le inquadrature che arrivano bellissime dall'alto per permetterci di apprezzare anche tutti i figuranti. Ecco la dama. Ecco. Allora diamo subito intanto la linea a Iole Mazzoni, intanto che viene inquadrata la dama di Porta Tufilla, di cui parleremo dopo, Valentina Piccinini. Intanto linea a Iole, vai. Eccoci, a proposito di dame, mi sembra d'obbligo avere qui con me Barbara Tomassini, presidente artistico del CNA delle Marche, che ogni anno avanzano questa iniziativa di realizzare dei gioielli per le dame. Adesso magari in breve ci fa un piccolo racconto e magari ci dai anche qualche feedback su come i gioielli arricchiscano la figura della dama. Sì, noi abbiamo questa iniziativa da oramai 12 anni, è partita nel 2010. Caspita! Sì, i nostri orafi, gli orafi artigiani della CNA, in questo caso di Ascoli, ma anche delle Marche, perché ogni anno ospitiamo un nostro collega. Assolutamente. Quest'anno abbiamo un orafo di Fermo che si chiama Zanchi con il suo gioiello e orniamo i décolleté delle dame della Quintana di Agosto, dove non è possibile perché magari il vestito non lo permette, il gioiello viene messo nel cappello o portato su un cuscino. I gioielli vengono ripresi da quadri del 1400, in particolar modo da quadri del Crivelli, che per noi è l'artista supremo. Beh, è un nostro anche tesoro che abbiamo qui ad Ascoli, quindi grazie mille Barbara e nulla, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Riprendiamo quindi la linea perché stanno sfilando ora i tamburini e i capitani di Porta Tufilla. Con i responsabili. Non abbiamo detto qualcosa della dama? Sì, la dama Valentina Piccinini, 32 anni, che è nata e cresciuta nel quartiere in Viale Marcello Federici, per la precisione, ha sfilato già come damigella per la prima volta ad agosto del 2008. Diplomata geometra e lavora come commessa nello store della Pantofola d'Oro. Inquadrato adesso, tra l'altro, per Porta Tufilla, Spiridione Rocciola, che sarebbe il papà di Chiara Rocciola, che era una delle nobil donne del quartiere di San Venanzo, e anche qui abbiamo Inquadratelo ancora, per lui non lei, un commento, ha un giudizio? Un commento, solo un applauso. Va bene, un applauso per Spiridione Rocciola, diciamo che è una di quei dami che sarebbe molto apprezzato dalle dame. Maestra, cosa mi dice? Mi conferma? Assolutamente sì. Allora, si commentano sempre le donne, stavolta sto qui a commentare gli uomini. Non sarò proprio crudele, ma i belli vanno messi in evidenza. Vedi che infatti ti inquadrano tutti uomini apposta, tutti bellissimi come vedi, infatti non saprei proprio che cosa scegliere. Da uno l'hai già nominato, quindi... Ma credo che la fila sarà lunga. Dottor Crementi, certo che la dama di Sant'Emidio può tutto. Anche qui, insomma, perché... gli uomini non vengono mai commentati neanche sui social, comunque, invece sarà il caso di commentarli. Vediamo qui adesso un altro Luca cavaliere. Innocenzi, senza Luca cavallo. Luca Innocenzi, senza cavallo, del sestiere di Porta Solestà. Luca Innocenzi è il più amato e il più odiato della Quintana, come tutti saprete, naturalmente, in virtù del fatto che Porta Solestà è la Juventus della Quintana, quella che vince tanti scudetti e quindi la più vituperata. Per Innocenzi è la 32esima partecipazione, ne ha vinti ben 14, è il recordman assoluto
della Quintana di Ascoli, e quest'anno in piazza è venuto senza cavallo per non rischiare. Lui i cavalli li conosce benissimo, sono uno, cioè il cavallo c'è ma lui è sceso dal cavallo per non rischiare, e viene sia applaudito che fischiato. Naturalmente gli ultras di Solestà sono quelli più rumorosi, quelli che si fanno più sentire perché ne hanno ben donde, avendo più titoli in bacheca. Comunque devo dire che per appartenere al Sestiere del Sole, il cavaliere Innocenzi è davvero il ritratto della solarità. Come sempre anche lui elargisce grandi, grandissimi sorrisoni. Come dire, nomen omen. Ah, ma forse il sorriso l'ha fatto adesso, forse ecco, ti ha sentito. Beh, ma io non dico mica stupidaggini, dottor passando, Crementi, io non dico mai quali. Un sorriso per la stampa. Niente, no. Lui no. Allora, adesso dobbiamo raccontare qualcosa della dama, perché le dame sono comunque il fulcro di questa sfilata, no? Tutti aspettano che arrivi la dama per applaudirla a prescindere, ma poi siete forse voi femminucce, quelle un po' più maliziose che commentano sui social. Ma tu guarda, dici che bisogna commentare gli uomini, ma io leggi fra le righe, sono molto più i commenti delle donne sulle donne che il contrario, eh? No, ma infatti io non ho parlato di chi commenta, io ho parlato dell'oggetto dei commenti. Eccolo qui, il Mauro Mario Mariani, il doc, il mangiologo. Vai avanti, meraviglioso. Parliamo della allora dama. La dama è Valentina Leonardi, 29 anni, ex tamburina, che indossa un abito nuovo per la prima volta, porta Solestà. Sfila con un abito verde, vero dottor Crementi? Confermo. Questo me l'ha detto lei, è vero, questo me l'ha detto lei. Mamma di Mattia, 2 anni, sposata con Marco Santini, ha iniziato a suonare il tamburo che aveva 9 anni. Guardate che splendido vestito disegnato da Paolo Lazzarotti, ispirato dai dipinti del Crivelli e realizzato dalla bravissima Anna Marini. Una particolarità: i ricami sono stati realizzati da Graziano Ricami, un'eccellenza. Complimenti, veramente un vestito bellissimo. Intanto arrivano gli uomini che tu tanto attendi. Linea Iole Mazzone nel frattempo, che evidentemente ha pestato qualcosa o qualcun altro in mezzo al pubblico. Vai Iole. Beh, ho trovato forse una conoscenza molto stretta di Alberto, forse, e sono con Susanna e lei è una ragazza che gira il mondo. Semplicemente questo, studia in Spagna, in Francia, però trova sempre il tempo di tornare a vedere la Quintana. Come mai, Susanna? Perché la Quintana è ovviamente l'evento più rappresentativo della nostra città, quindi tornare ad agosto qui, non solo per la Quintana in sé, ma per Sant'Emidio, le cene propiziatorie, per respirare l'atmosfera che si vive qui ad agosto, è sempre un piacere ed è un momento di raccoglimento per stare con la famiglia, con gli amici, per vedere i colori dei nostri sestieri, le dame, i cavalieri, e tornerei sempre. Bene, grazie Susi e Alberto, te la saluto. Grazie, molto gentile da parte vostra, una bellissima ragazza. Vorrò conoscerla quanto prima. Intanto andiamo avanti, ti dicevo di commentare prima una figura di un armato di Solestà, te lo sei perso, ma adesso arrivano tante belle armature e avrai molto da dire probabilmente. Ecco, guarda, guarda, tu devi giudicare gli uomini, hai detto, forza, approfittiamone. A strisce, non è il massimo, ecco, diciamo che tu sei nato in un'epoca però più evidenziava fortunata. Molto le forme, potevate farvi un'idea, ma a volte guarda, forse è meglio vivere nell'ignoranza. Questo è uno di quei casi. Ecco, le cavallerizze mi sono passate davanti. Sì, anche sono scese da cavallo, sì, anche loro, perché la piazza scivolosa è pericolosa per i cavalli, mentre non teme questo evidentemente, esatto, Lorenzo Melosso, forse l'ascolanissimo cavaliere. È il più giovane, quindi è il più impavido, lui non ha paura di salire sul cavallo anche con questa pavimentazione insomma bagnata. Lorenzo Melosso è pericolosa. Giovane. Giovanissimo Lorenzo Melosso. È del 2001, quindi è già un millennial. Devo dire che gli ho anche insegnato, guarda un po'. Ma tu dimmi. Volevi sapere questo pettegolezzo. Crementi, comunque lei mi ha invitato qui come dama, ma sì, lei avrebbe dovuto fornire ulteriori dettagli. Su qualche cosa? Pettegolezzo, qualcosa che si dice di questi personaggi. Ma no, ma io non sono un facebookiano convinto che va a fare la polemica su ogni cosa che vede o che sente. Io guardo e commento quello che vedo, sono un giornalista in fondo, no?
Eccolo, ecco qua, Lorenzo Melosso. Diciamo che Lorenzo comunque ha una caratteristica grandiosa, che una vittoria l'ha già portata a casa e questa è solo la sua sesta partecipazione. Non è così facile. Ho visto prima inquadrati anche i vasai, perché dovete sapere che dal 2016, mi sembra, ogni sestiere fa sfilare anche le corporazioni delle arti e dei mestieri che erano caratteristici sì. del sestiere. Delle figure molto belle, devo dire, che andrebbero approfondite. Quella di Porta Romana è la corporazione dei vasai, che sfila di solito dopo il gonfalone, no? Ecco qui Lorenzo che passa, bellissimo il primo piano per lui, vincitore come ho detto già di una quintana ed è anche un cavaliere che ha cominciato la sua carriera in questo senso, mentre qui c'è un'altra inquadratura bellissima per un falconiere ed ecco una dama. Ecco qui la nostra dama Milena. Milena indossa un abito storico. Milena Ciotti. Milena Ciotti pensa che questo abito venne realizzato addirittura nel 1984 da una sartoria molto famosa teatrale di Roma e da quella data ha continuato a sfilare fino ai primi anni 90, poi non è più uscito. Torna oggi per la prima volta. Ecco dietro le coppie nobiliari e i musici. Falconiere. La corporazione di Porta Romana, visto che abbiamo parlato di corporazioni, ce la ricordiamo sicuramente. Era quella dei vasai. Ma vediamo che hanno questa caratteristica dei falconieri. Abbiamo visto anche i falconieri, le figure più caratteristiche del sestiere di Porta Romana, uniche nel corteo, che hanno sfilato con un'aquila reale e un falco pellegrino. A capo dei tamburini, diciamo, Andrea Ferretti, anche lui un veterano della Quintana, figurante da 53 anni, sempre come tamburino. C'è anche una dama a cavallo. C'è la nobildonna a cavallo, è una figura importantissima. Stefania Regoli rappresenta Madonna Cosetta di Sor Nofrico de Buccio. Io però sono un po' ignorante, non so se si dice Nofrico o Nofrico. Dottor Crementi, quando sono inopportuna lei faccia come mio marito durante i pranzi di famiglia. Calci negli stinchi, esatto. Capisco. Comunque rappresenta, ecco, una nobildonna, una facoltosa abitante del quartiere di San Giacomo all'inizio del 1400. Vediamo anche dall'alto gli sbandieratori. Sì, un piccolo numero di scambio di bandiere proprio al centro della piazza davanti a Palazzo dei Capitani, che naturalmente viene valorizzato dalle riprese del drone, che sono un unicum qua. Vedete come sono belli i dettagli. Abbiamo Iole Mazzone in collegamento, vediamo di capire con chi è questa volta. Prego Iole. Io sono con un volto molto conosciuto qui ad Ascoli, sono veramente contentissima di sentire una grandissima giovane che so che ha molta strada davanti e le faccio un grandissimo in bocca al lupo. In bocca al lupo a te. Allora Melissa, che dirti, ormai la Quintana per te è quotidiano, pane quotidiano, volevo sapere se magari hai qualche sensazione, non lo so, diversa, come ti senti anche un po' con questo tempo, pensi che reggerà? Sì, dai, il tempo regge, sono fiduciosa, è sempre una grandissima emozione vedere la Quintana, soprattutto vederla da fuori fa ancora più effetto che vederla da dentro, si soffre molto di più. E quest'anno sono spettatrice e sono molto molto felice di essere qui insieme a voi e niente, che vinca il migliore. Tu sei di, si può dire? Porta Solestà. Beh, allora forza Porta Solestà, giusto. Vabbè, adesso non schieriamoci troppo, dai, anche perché sta sfilando Porta Romana, pare antipatico, nei loro confronti. Ci sentiamo fra poco, vai a caccia di qualche straniero. Va bene, grazie. Ecco qua, intanto sfila il gonfalone di un sestiere, che è la nostra dama, che in questo momento farà la dama. Quindi mi doveva salutare. Ora che ho visto il mio sestiere, mi scusi dottor Crementi, ma io non capisco più nulla, dovrò anche prepararmi perché ben presto dovrò lasciarla e prendere il mio posto, quello che mi spetta, il posto di dama. Le do una notizia. Sì? La dama è un'altra. Dottor Crementi, lei è sempre così spiritoso, guardi. Nel frattempo, eccola qui, la bellissima dama che mi ha sostituito, devo dire, questa volta. Più ahimè, ha ragione, ha ragione. Eleonora Malloni, 31 anni, ha già sfilato nel nostro sestiere, nel sestiere di Sant'Emidio, come dama a cavallo, come damigella, persino come porta insegne. Ed ecco, vedo inquadrato anche
Meco del Sacco interpretato da Beppe Volponi, Meco del Sacco che era un letterato, un contemporaneo di Cecco. La balia, vede inquadrata, vede Sant'Emidio, riesco a seguirlo un po' meglio. Sì, eccolo Meco del Sacco, Meco guarda del sacco, come brava, ecco, la regia qui, a trovare un predicatore quello che chiedi. Live, esatto, lo sai che fu più volte accusato di eresia. Sì. Sì, anche perché aveva fatto un'invettiva nei confronti dei frati francescani che non erano insomma questo grande esempio di povertà. Vedo i musici. Ecco Meco del Sacco. Ma vedo anche ed ecco qualcuno, anche esatto, le nostre dame a cavallo, Valentina Carradori e Giulia Fragnenti, che interpretano rispettivamente Flavia Guiderocchi e Menichina Soderini, due donne combattenti che guidarono una compagine ascolana e tornarono poi trionfanti sul carro. Ecco gli sbandieratori. Una cosa molto importante bisogna dire degli sbandieratori, che quest'anno nella tensione argentea, cioè nel campionato di sbandieratori della Serie A, sono stati promossi alla Serie A1 nazionale, cioè nella tensione aurea. Un grande applauso. Complimenti a questi giovani, ho visto davvero, più che altro giovani, sbandieratori di Sant'Emilio, sbandieratori ascolani che raggiungono altri team che sono già nella tensione aurea. E vediamo sullo sfondo si avvicina Gigi Chicchini, Pierluigi Chicchini, che è il cavaliere di Sant'Emidio, è alla sua quarta partecipazione e si è sempre comportato molto molto bene, mentre vengono inquadrati anche i capitani. Attenzione, ci sono i capitani, ma uno di tutti, tra tutti, è il più bello. È già andato via. Mio marito. Ah, c'è lo suo marito. Eccolo Guerrieri, qua, lo salutiamo. Pierluigi Chicchini, sempre sorridente. Sempre anche sorridente, lui una persona suo, a modo, veramente bravo. Anche lui in sella al suo cavallo. Oggi l'obiettivo è entrare come minimo nella lotta per la vittoria fino alla fine. Assolutamente, un impavido, eccolo qui. Eccolo lì, mentre anche gli sbandieratori di Sant'Emidio non perdono l'occasione. Intanto diamo la linea a Iole, che ha trovato qualche turista straniero. Vai Iole! Bene, sono qui con Jet, che viene direttamente dall'Olanda, è la prima volta che guarda la Quintana, adesso ci faremo dire magari cosa ne pensa di quello che sta vedendo. So, Jet, it's your first time here, and what do you think of what you're seeing? It's very impressive, all the people here and all the clothes they wear, it's very traditional. I have respect for them because it's very hot in here, so I think, oh man! But yeah, and it's also very nice because it's very old here, and the people, yeah, I feel it when they walk here and they smiling, and I think, yeah, I can live here also. Bene, riassumendo quello che ha detto, si sente proprio travolta dall'atmosfera che sta vivendo, la città, i costumi. Dice che percepisce il loro caldo, ma nonostante questo è davvero molto contenta e sicuramente molto colpita, perché effettivamente da dove viene lei non si vede poi uno spettacolo del genere. Thank you Jet. No problem. Benissimo, grazie anche per questo intervento direttamente dall'Olanda, da Zwolle per la precisione. Sono turisti che abbiamo incontrato durante la giornata, abbiamo anche sottolineato il fatto della bellezza di venire a inquadrare Piazza del Popolo. E adesso sta per arrivare la Piazzarola. Eccola. Sestiere biancorosso. Io in questa settimana, dottor Crementi, ho diciamo stalkerizzato tutti quanti per farmi Tanto spiegare. Diamo subito il nome del cavaliere, che è già stato inquadrato, è Nicola Silonetti da Faenza, alla sua 11ª partecipazione. Ed ecco qui anche il console Gigi Morganti, la storia della Quintana. Sì. Caposestiere Gigi Morganti, il console è Carlo Bartoli. Ah, scusami. Prego. Ecco, vedi, allora adesso voi elencate le mie gaffe, poi alla fine le giocate all'otto, sì. Tranquillamente così, non mi offendo io. Ecco qui che sfila, vedo passare già la bellissima Benedetta, che è diventato un volto caratteristico, un volto tra l'altro acchiappa like Benedetta Celani. Appena appare una sua foto su Facebook, sì, è la più fotografata, la più gettonata, e devo dire anche questo ha ragione, perché sì, è davvero bellissima. Ed ecco, vediamo inquadrata la dama Lucia Rozzi, 28 anni, nipote del presidentissimo, bellissima, meravigliosa, ha studiato psicologia a Milano e indossa un abito nuovo, realizzato anche questo da Anna Marini e disegnato da Paolo Lazzarotti. E il col monile di Anna Maria monile, Falconi. Sì, invece il monile è realizzato da Anna Maria Falconi e tra l'altro verrà donato al sestiere.
Eccola inquadrata, che eccola sta inquadrata adesso, con le damigelle. Il legame con Costantino Rozzi, che hai ricordato tu, farà sicuramente da acchiappaapplausi maggiormente per il pubblico di fede calcistica bianconera qui ad Ascoli. Notare che non c'è nessun sestiere bianconero per no, non confondere la Quintana con un'altra delle eccellenze cittadine che è l'Ascoli Calcio. Io farei un plauso anche alle damigelle, che davvero hanno un compito arduo. Abbiamo Iole Mazzone ancora con qualche altro turista. A te, Iole. Bene, io volevo assolutamente salutare Lucia Rozzi, nipote del presidentissimo. Bene, inutile dire che mio nonno Carlo Mazzone non sarebbe diventato ciò che è adesso grazie al grandissimo Costantino Rozzi. Quindi ci tenevo a fare un grandissimo in bocca al lupo a Lucia per questa bella esperienza, e volevo assolutamente salutare tutta la famiglia Rozzi a nome anche della famiglia Mazzone. E nulla, viva Ascoli, viva l'Ascoli Calcio! Grazie Iole, sappiamo benissimo che questi incisi fanno bene al cuore di tutti, soprattutto per i ricordi che ci sollecitano e che riemergono dal profondo del cuore dei tifosi dell'Ascoli. Guardate che belle le immagini di questi uomini, signora dama, niente da dire, un portamento ineccepibile. Beh, va bene, sì, diciamo niente da dire. Sul portamento, diciamo. Io ho detto il portamento. Beh, portamento, va bene, io comunque prima ho visto un personaggio molto bello, che il nobile che si reca alla giostra con il suo levriero. No. Le è sfuggito, dottor Crementi? Sì, io guardavo le nobilesse. Esatto, era Francesco Tozzi che portava Iara, 8 mesi. Ecco i musici della Piazzarola. C'è da dire che uno dei musici è il regista. Anche, eccola, ecco, qui, abbiamo appena visto Elisabetta Trebbiani, interpretata da Vanessa Marozzi, 29 anni, laureata in economia e commercio, che per 10 anni è stata tamburina. La scelta dei sestieri adesso è sempre quella dell'appartenenza. Si tende a far sfilare persone che nel sestiere ci sono cresciute o che comunque lo frequentano assiduamente. Elisabetta Trebbiani, poetessa del XIV secolo, ma anche guerriera, pare che combattesse insieme al marito nelle dispute cittadine. Tutte donne combattenti, quelle che sfilano. Per la Piazzarola, non l'abbiamo detto, la corporazione ovviamente da Porta Cartara è ovviamente la corporazione dei cartai. Adesso, mentre continuano anche i giovani sbandieratori della Piazzarola ad alzare, sì, i loro vessilli biancorossi, preceduti dall'alfiere dell'Ansegna. Lei lo sa chi è l'alfiere dell'Ansegna? È un ex sbandieratore, un veterano che porta, diciamo, l'insegna del sestiere. E in questo caso stiamo parlando di Massimiliano Barbizzi, che è un ex sbandieratore, ha iniziato a sbandierare addirittura nell'88, alla mia stessa età. E è stato poi anche responsabile degli sbandieratori, ora comunque continua il suo servizio allenando i bambini, quindi porta l'insegna con sopra, dovrebbe esserci San Michele Arcangelo, che in realtà sarebbe l'Angelo Magno. Ecco perché c'è la chiesa di Sant'Angelo Magno, l'angelo più grande, l'angelo più potente, forse sto dicendo una stupidaggine, ma non importa, perché tanto in questo momento Crementi non mi ascolta. Io nel frattempo sto continuando ad osservare il corteo ed ecco che si intravede Porta Maggiore con il console Davide Vitelli e il capo sestiere Marco Regnicoli. E qui di Porta Maggiore ci sarebbe da dire tanto, tipo la maledizione di Porta Maggiore, il sestiere che non vince la Quintana da più tempo e che l'ha vinta solamente 2 volte. Qui le battute si sprecavano, vediamo Stefano Gurdi che porta il gonfalone di Porta Maggiore sempre con tantissima fierezza, perché è comunque uno dei sestieri che ci tiene di più. Anche Porta Maggiore ovviamente ha la sua corporazione, in questo caso è la corporazione dei notai. E li vediamo sfilare, ecco. Sì, stanno
stanno sfilando di nuovo in maniera ordinata. Noi non... In maniera molto ordinata, tu non sai quanto lavoro c'è dietro. Infatti qui volevo arrivare a farti la domanda della preparazione che c'è prima di fare una sfilata, che c'è, non è solo andar lì e camminare, no? Sì, non è solo stare al tempo, seguire il ritmo, ma anche mantenere le distanze, mantenere la centralità. Insomma, non è così semplice come sembra, soprattutto se poi ci si mette anche un po' di emozione, ecco, è anche il fatto di essere osservati da così tanta gente, che vi assicuro oggi, non so perché, forse perché sono in questa posizione privilegiata, oggi davvero sono tantissimi gli spettatori, tutti assiepati sotto all'oggiato di Piazza del Popolo. Intanto ecco che forse vedo la dama, vedo in questo momento la dama Benedetta Vitelli, 29 anni, che è nipote del console, cioè la figlia di suo fratello Marco. Quindi, come vedete, una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Lavora come sommelier a Parigi da 2 anni, splendida. Ah, ecco qua il carretto dei popolani. Questa è una novità del sestiere di Piazza Maggiore. Sono dei ragazzi che vivono attivamente il sestiere per 365 giorni l'anno. Il carretto rappresenta proprio il vero lavoro del popolano. All'interno del carretto e in mano anche popolani abbiamo potuto vedere i frutti della terra, i prodotti che vengono portati in sfilata proprio per omaggiare la festa del patrono. Ecco qui inquadrata ancora una volta la bellissima dama con un gioiello realizzato da Pietro Angelini. Guarda qua che immagine meravigliosa in cui riluccicano anche i gioielli realizzati di cui noi abbiamo parlato. Noi intanto ringraziamo Simone Traini e Luigi Fioravanti, che sono gli operatori che oggi ci affiancano e che ci regalano questi primi piani. Poi alla Sterica abbiamo Carlo Giuliani, abbiamo ricordato Prosperi, Paolo Prosperi prima per il drone, abbiamo in regia Nicola Mestichelli, naturalmente inseparabile dai miei commenti, e noi qui in piazza vediamo una bomba in questo momento, che sarebbe il lancio della bandiera in alto. L'avete vista scendere in questo momento, è uno dei lanci che una volta si facevano durante il corteo e poi sono stati proibiti per la pericolosità che dimostravano soprattutto nelle vie strette. Però abbiamo inquadrato adesso l'anzegna. Che cos'è l'anzegna? L'anzegna, lo dicevo prima, lei non sta attento. No, non stavo attento perché cercavo chi ha realizzato questa anzegna e non l'ho trovata. Doveva essere qui la signora. Eh sì, perché questa insegna indossata da Salvi è stata realizzata a mano dalla nonna Pina, che con mani, insomma, sì, con mani adesso molto non mi viene sapienti. Più la parola, molto sapienti, ecco, perché se io sento di qua e di là io mi impappino, dottor Crementi, io parla. Quindi comunque dovevamo intervistare la signora Pina, che invece non riusciamo a trovare. Che peccato, gran peccato. Vedo però Iole inquadrata. Allora, e forse Iole siamo Mazzone in, diamo la linea per i saluti, perché il pubblico si sta già impossessando della piazza. Il saluto di Iole e poi il saluto anche nostro. Beh ragazzi, è ora di andare, di correre subito alla giostra e che vinca il migliore. Vi ringrazio a tutti quanti per averci seguito su Facebook e tutte le persone che sono venute qua. Ci vediamo al campo. Sì, noi per salutarci approfitteremo dei nostri cameraman qui vicino, immagino. Ci mettiamo qui davanti e facciamo un saluto. Chiedo alla regia se ci possiamo spostare noi. Eccoci qua, eccoci qua. Abbiamo qui la possibilità di far vedere, grazie a Giovannozzi, il volto della dama che per l'occasione ha rispolverato il cappello ogni volta che facciamo un commento di quelli da dama. Ma guardi, io in realtà sono sempre così. Lei, dottor Crementi, dovrebbe conoscermi ormai. Immagino che lei dorma. Credo che con per lei cappello. Sia stato un grande onore stare qui con me oggi. Ma certo, io non vedevo l'ora, soprattutto perché non eravamo così l'altra volta. Non so se ho messo bene il cappello, dottor Crementi, lei mi lascia sempre fare queste figuracce in video. Ascolti, l'altra volta abbiamo fatto un'intervista del genere, da qui tutto nabbe. Tutto nabbe, sì, la mia grande fama adesso mi precede. Ti ridò il microfono. Allora, noi ringraziamo tutti, i nomi li abbiamo fatti, i nostri tecnici, la regia, l'Accentec, l'ente Quintana. Siamo qui
da Piazza del Popolo. Per la prima volta abbiamo avuto l'onore e il piacere di commentare in tono semiserio, certe volte l'avrete notato. Iole, aggregati a noi, ci ha raggiunto intanto anche Iole Mazzone, siamo qui a fare i saluti a tutto lo staff e i ringraziamenti, come ho detto, ma soprattutto i saluti alla città di Ascoli e il buon divertimento per la Quintana che sta per iniziare. Rimanete sui canali Facebook perché adesso inizierà la gara vera e propria e noi cambieremo ruolo. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.